In Spagna ora, nelle elezioni per il Parlamento dell'Andalusia, per la prima volta un partito sovranista conquista 12 seggi in una roccaforte della sinistra. Anna Maria Larichiuta. Il terremoto politico che ha portato l'ultradestra in Parlamento rappresenta l'exploit di Vox, il movimento sovranista spagnolo, perché per la prima volta dopo 36 anni l'ultradestra entra in un Parlamento locale, proprio in una regione tradizionalmente di sinistra, nazionalista, anti-immigrati, anti-secessione. Fondato nel 2013 da Santiago Abascal, Vox ha ottenuto l'11% dei consensi, ben 12 seggi, 10 in più di quelli che i sondaggi alla vigilia accreditavano come massimo risultato. Raddoppiano i consensi ai Ciudadanos, che salgono al 18%, crollano i socialisti di 8 punti e i popolari perdono il 6%, ma restano la seconda forza della regione. Vox garantirà probabilmente la formazione di un governo di destra, una cosa che fino a ieri sembrava quasi impossibile. La Spagna si allinea così al resto d'Europa e c'è da pensare che quanto accaduto ieri in una delle regioni col più alto tasso di disoccupazione del paese possa avere pesanti conseguenze sulla politica nazionale.